sì, mi sembra che diversi punti siano già stati toccati bene sia dalla introduzione di Federico sia da Tiziano Chericoli, e condivido davvero, si tratta di strumenti redatti con una visione effettivamente sbagliata. C'è questa ossessione per il decoro e soprattutto c'è questo problema che il decoro non viene nemmeno ben distinto dalla tematica della sicurezza. Cioè il decoro, nozione sfuggente, come ha detto Tiziano, non è separato dal problema della sicurezza. E quindi effettivamente credo che il decoro era una nozione che finora c'era per tutt'altre cose. Se ricordo bene, il decoro si usa nella materia dell'amministrazione del condominio, se ricordo bene è rimasto, però ecco, quindi non abbiamo una logica che si usa una pena per il condominio. Il decreto Minniti, dall'altro, c'erano due brutti gemelli, perché ci sono due decreti gemelli, bruttissimi gemelli in questo caso, perché c'era questo punto che riguarda tutta la sicurezza urbana, c'era l'altro sugli immigrati. Se ricordo bene, tra l'altro, sono stati approvati in una sola lettura perché mi sembra che sia stata chiesta la fiducia. Quindi praticamente sono stati, abbiamo avuto dei decreti legge su cui i requisiti di necessità e urgenza non ci sono, non ci sono, una cosa veramente vergognosa che si sia utilizzato già lo strumento del decreto legge. Tra l'altro con una buffa vicenda, nel senso che poi, non so bene perché, tra l'altro questi decreti che erano importantissimi, evidentemente erano stati redatti davvero male, per 15 giorni circa non sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non che ci soffrissimo, perché insomma, erano veramente, sono strumenti inutili, però questa è la prova appunto, cioè, vengono fatti a tamburo battente e poi si ritarda, diciamo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che fa capire che forse non sono strumenti così necessari. Il rendere ancora i profili più specifici del decreto sull'immigrazione, sul decreto sulla sicurezza, ecco, tra l'altro vengono allargati i presupposti per le ordinanze del sindaco, cioè il sindaco può emanare due tipi di ordinanze: le ordinanze come rappresentante della comunità locale, quindi ordinanze, diciamo, come sindaco vero e proprio, e le ordinanze come ufficiale di governo. Vengono, ora credo, eventualmente poi risponderemo a domande, se ci sono domande specifiche, io non entrerei proprio nei singoli dettagli, però ecco, volevo dire, quindi vengono allargati i presupposti già con questa legge per appunto quelle ordinanze. Quindi il sindaco può emanare ordinanze con molti meno limiti di quelli che ci fossero prima, e quindi sia come, appunto, cioè, come rappresentante della comunità locale, e sia come ufficiale di governo. Addirittura i limiti vengono così meno che non si capisce neanche bene, diciamo, prima la distinzione aveva un certo senso, perché c'erano limiti precisi per l'uno e per l'altro caso, adesso invece i limiti adesso invece effettivamente sfumano. Quindi per esempio ci si allarga molto, ecco, in materia di orari per gli esercizi commerciali, ecco, viene tolto il limite, e quindi il sindaco può emanare ordinanze chiamate non contingibili urgenti. È anche buffo questo modo di usare il nome, nel senso che non contingibili urgenti si spiega proprio perché, come a dire, non c'è nemmeno più quel limite che c'era una volta. L'unica cosa che rimane, e questo ecco, magari che conferma Andrea e Tiziano, se c'è il limite dei 30 giorni, ecco, lo vedo nel testo, che è una cosa un po' strana, comunque, tra l'altro mi sembra di ricordare che Tiziano aveva fatto, Tiziano, un collega di studio,
alcuni anni fa hanno avuto una bella vittoria al TAR di Firenze, perché hanno riuscito a demolire la chiusura di un mini market. In quel caso, se ricordo bene, era un'ordinanza rivolta a un singolo. Ora sarebbe molto più facile, cioè, ora ovviamente la fanno, cioè ora l'ordinanza, diciamo, sarebbe effettivamente più facile farla e quindi più difficile probabilmente impugnarla. Sull'accattonaggio, per fortuna c'è il buon gusto, appunto, di limitare semplicemente l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ma qui non è perché il legislatore sia particolarmente un reato, poi c'era stata anche la Corte Costituzionale, perché è vero che non è che la Corte Costituzionale non è, sia questo limite per il legislatore, non so. Ecco, io credo, ecco, per dare uno spunto, ma assolutamente non sto dicendo che condivido la cosa, credo che l'idea, il barbaro modo di parlare dell'accessibilità della fruizione, credo che forse si pensasse al problema, ma giusto per provare a darci un senso, io non condivido, al problema semmai di coloro, dei problemi che ci sono stati in alcune estrazioni, particolarmente magari affollate, dei problemi legati alle a coloro che cercano di utilizzare le biglietterie automatiche. Ecco, mi sembra l'unico modo per provare a darci un senso, l'unica fattispecie, ma a parte che sarebbe stato meglio scrivere, poi comunque si tratta di un fenomeno così circoscritto che appunto avrebbe dovuto essere regolato in un altro modo. Quindi ovviamente condivido tantissimo la critica appunto per questa cosa, insomma. Ecco, rimane il fatto che si tratta di una serie di provvedimenti che tra l'altro hanno come unico risultato quello di spostare fisicamente il problema. È proprio questo il problema. Cioè, mentre almeno, e condivido le critiche che vengono fatte anche a quell'istituto, almeno il cosiddetto didasco sportivo ha una logica, perché effettivamente si può dire a una persona non andare allo stadio, vai altrove. Qui è pesante, c'è da dire, sì, è vero che la prima volta è solo 48 ore, però qui è pesante perché non riguarda semplicemente uno stadio di cui forse si può fare a meno, qui riguarda parecchi ambienti. Tra l'altro, questo è quello che ho capito io, ma che lo conferma i colleghi, questa parte, la parte relativa alle infrastrutture è già applicabile, infatti diceva, mi diceva, siamo anche quello che già visto un DASPO, quindi questa parte è già applicabile. Quello che può fare il comune è far sì che questi strumenti, a mio parere comunque qualche volta dal mondo, si vengono anche stessi appunto ad altri ambienti, però abbiamo già appunto le infrastrutture, appunto le infrastrutture fisse e mobili. Non ho idea di quali siano le infrastrutture mobili, forse potrebbero essere quelli che... I treni, sì. Non lo so. Però sono mezzo trasporto. È ovvio, è anche questa notizia, cioè, tra l'altro si tratta di soggetti marginali, trovo odiosissimo combattere il vero la marginalità, ma si tratta di soggetti che spesso non sono neanche in grado di pagare, immagino. E poi un'altra cosa odiosa, cioè qui non arriva un attimo, qui c'è il divieto di dormire, cioè nel senso, che è proibito anche appunto stazionare, cioè questi, anche il comportamento di colui che dorme su una panchina diventa possibile di sanzione amministrativa. Io ho violato questa norma. Ho violato io. Sì, io dopo pranzo avevo una riunione dove dopo pranzo c'era il sole e sono seduta su una panchina e mi ero accesa. Lo confesso. Si sfiora lassù. Ci si era l'assurdo in questa notte. Sì, che si sfiora. Ecco, per fortuna
una forma non è salvata, l'ordine deve essere dato per iscritto. Ah, ecco, quindi questo c'è perché non è una... Ecco, io una cosa che non so, confesso che non so perché non sono aggiornato su questo. Allora, questa legge ha poi un articolo in cui almeno è salvata un po' più la determinatezza della fattispecie, cioè almeno si capisce quali sono i risultati, quello in materia di occupazioni arbitrarie di immobili. Ovviamente pensata a tutela però dei proprietari, ecco, e l'occupazione. Ecco, tra l'altro ci sarebbe stata una serie di, sarebbero pensate alcune misure di tipo eventualmente promozionale, si fa cenno a delle linee guida del Ministero dell'Interno che a me risultano per ora non approvate. E anche a dei patti per la sicurezza che potrebbero sottoscrivere i comuni, e confesso che la ricerca l'ho fatta solo negli ultimi giorni, però mi sembra che per esempio che a Pisa non siamo stati, c'erano quelli in base alla nuova legge successivamente alla legge, ecco, se posso fare una sensazione politica, forse probabilmente il fatto che si pensi subito agli strumenti repressivi senza almeno nemmeno fare la finta, provare sul serio per finta con gli strumenti, con quei pochi strumenti promozionali che ci sono la legge, a me non sembra questo il massimo. Però ripeto, posso essere smentito su se questi strumenti sono stati sottoscritti, insomma, ecco.